sit-in mattutino davanti alla sede del provveditorato agli studi di Campobasso per tanti docenti di strumento musicale provenienti dall'intero Molise per esprimere tutto il loro dissenso nei confronti della politica dei tagli delle apposite cattedre, tagli in corso di attuazione in questi giorni. A seguito del dimensionamento scolastico hanno attuato dei tagli e casualmente hanno tagliato proprio lo strumento musicale, vale a dire non l'educazione musicale, perché si confonde spesso con questa altra disciplina. Lo strumento musicale viene svolto al pomeriggio, è una materia curriculare a tutti gli effetti come tutte le altre discipline che vengono impartite al mattino, però noi insegniamo praticamente lo strumento, quindi chi insegna violino, chi insegna violoncello, chi insegna clarinetto, chi insegna tutti gli strumenti, insomma, che sono in essere presso le scuole. Ovviamente ogni scuola ha una sua peculiarità, ha quattro strumenti, quindi quattro precisi strumenti, ma la classe di concorso è una. La situazione interessa a tutti, perché facendo un taglio sullo strumento musicale, al di là dei singoli docenti che insegnano la disciplina e che quindi ovviamente hanno interesse, ma l'interesse maggiore è quello dell'utenza, gli alunni che non hanno più la possibilità di studiare uno strumento, quindi significa togliergli la possibilità, come dice recita il decreto ministeriale, proprio di ampliamento dell'offerta formativa, ma ampliamento soprattutto delle capacità logiche, matematiche e quant'altro, che concorre allo sviluppo globale dell'alunno.